Il teatro che ripara, il teatro che riparo è il nome del progetto presentato nella casa circondariale di Bari che ha coinvolto alcuni detenuti in un percorso di creatività con lo scopo di favorire il riscatto personale attraverso l'arte e la cultura. La giustizia riparativa è una delle riforme, delle grandi rivoluzioni del sistema previsto dalla riforma Cartabia. Ciò che abbiamo fatto grazie all'arte, al teatro e alla scrittura non è un'azione riparativa in senso stretto, ma rientra in tutte quelle azioni culturali che prova ad avvicinare, in questo caso gli autori di reato, ad un lavoro di riflessione, responsabilizzazione attorno al tema del danno. Storie create direttamente dai detenuti sono state recitate da attori professionisti. Questo percorso ci ha permesso di esprimere la nostra creatività, è stata la testimonianza di uno di loro. Presente nel carcere per assistere al momento anche l'assessore alle culture del comune di Bari, Ines Pierucci. È questa una stagione di prosa che si allarga oltre i confini del teatro stesso per arrivare, come abbiamo visto, attraverso i laboratori nelle periferie di accompagnamento al pubblico, in questo caso di accompagnamento e presa per mano ai detenuti che attraverso la scrittura e il laboratorio realizzato da Damiano Nirchio possano esprimersi e lasciare una traccia di questi errori che hanno sicuramente compiuto. La cultura e il teatro sono travolgenti, quindi diciamo, sono un modo per tirare fuori quello che si ha dentro in maniera libera, perché ovviamente noi non entriamo minimamente nel lavoro totalmente libero degli artisti. Il punto in più fondamentale in questa circostanza è che appunto ci sono tutta una serie di iniziative ormai da mesi che il Comune di Bari ha attivato di attenzione nei confronti del carcere, che di fatto ospita per l'80% persone del territorio.